anno scolastico al via, l'augurio delle istituzioni e le azioni del governo per studenti e famiglie. Cabina di regia sul monoblocco a Carrara, procedono gli interventi per tutelare la sanità. Dalla provincia 10.000 euro per le corse del trasporto pubblico degli studenti in Lunigiana. Campagna di prevenzione epatite C, in arrivo gli SMS per prenotare il test. Misericordie, due eventi in Lunigiana alla presenza del correttore Monsignor Agostinelli. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre emozionante. L'assessore all'istruzione del Comune di Massa, Monica Bertoneri, ha fatto visita ad alcune classi per portare i saluti dell'amministrazione. Anche quest'anno siamo arrivati al 15 settembre, quindi abbiamo inaugurato l'anno, abbiamo cercato di organizzare il primo giorno come una festa per i nuovi ingressi alla scuola secondaria di primo grado Malaspina e anche alle primarie e poi all'infanzia. Stiamo cercando di fare del nostro meglio e quest'anno sarà un anno particolarmente impegnativo perché arrivano ad attuazione i progetti del PNRR, in particolar modo quelli che riguardano gli ambienti innovativi, quindi l'allestimento di tanti ambienti, una didattica diversa. Il personale della scuola ce la mette tutta e quindi ci auguriamo di avere un anno ricco e pieno di esperienze. Mattino ho avuto il piacere di fare l'augurio a molte classi che inizieranno appunto il nuovo anno scolastico. Ho respirato tanta emozione, come è giusto che sia, nei bambini ma anche negli insegnanti, nei dirigenti, in tutto il personale. Perché ogni anno si cerca sempre di fare meglio. Quest'anno ecco, sarà appunto ricco di nuovi progetti, nuove iniziative, nuovi percorsi sia per i bambini sia per gli insegnanti. Il mio personale augurio è rivolto ovviamente a tutte le classi, tutti gli ordini e mi auguro che la scuola venga intesa come una seconda famiglia, un luogo non solo per imparare ma dove poter crescere insieme. È iniziato il nuovo anno scolastico. Abbiamo parlato dell'impegno del governo Meloni sul comparto scuole con l'onorevole di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese. Tante le azioni messe in campo per aiutare studenti e famiglie. I dettagli nell'intervista. Proprio oggi cosa vorresti dire agli studenti? Agli studenti e ai docenti ovviamente. Buon anno scolastico, soprattutto evidentemente agli studenti di ogni ordine e grado di godersi, no? Insomma, un'esperienza formativa, ma soprattutto umana, di anni ripetibili, di stagioni scolastiche ripetibili, di fare amicizia, di imparare valori eterni, di stare attenti, di fare bravi, ma soprattutto di godersi che sono gli anni migliori e quindi di godersi l'anno scolastico che è appena cominciato. Io anche come capogruppo in commissione istruzione alla Camera ci tenevo a fare questa chiacchierata per intanto registrare un impegno del governo Meloni. Con il ministro Valditara mi sento quotidianamente e è il caso di raccontare anche sui nostri territori di intanto un inizio di anno scolastico meno problematico degli altri. Dico meno problematico perché è evidente che un'eredità che noi abbiamo di decenni di problemi di inizio anno, quindi con le cattedre, le supplenze, eccetera, sono difficili da risolvere in un anno di governo. Però intanto ci sono state 50.000 assunzioni a tempo indeterminato, ci sono state più di 10.000 assunzioni del personale ATA, c'è un concorso per regolarizzare altri 40.000 precari e tanto altro. Quindi sul problema di ogni inizio anno scolastico, quindi della non assegnazione di migliaia di cattedre, c'è stata un'inversione di tendenza molto molto alta. Sono dei passi in avanti. Il tema del sostegno. C'è stata una regolarizzazione sia diciamo, di coloro che hanno una cattedra diciamo così, a sostegno fin dall'inizio dell'anno scolastico per una continuità che dobbiamo dare a coloro che vengono seguiti, quindi
bambini, alunni in generale in difficoltà, ma la continuità che raramente c'è stata è quella anche sui supplenti, cioè che comunque se c'è un supplente sia lo stesso per tutta la stagione scolastica. Per quanto riguarda Massa Carrara, ci sono ancora dei grandi problemi. Penso al fatto che le mense, non tutte le mense siano cominciate fin dal primo giorno di scuola, e questo comunque è un problema di organizzazione per le famiglie, per i genitori. Mi interessa molto parlare del discorso dell'educazione alimentare, prima di tutto perché c'è una legge, una proposta di legge di Fratelli d'Italia sull'educazione alimentare nelle scuole, ma è evidente che noi spesso ereditiamo stili di vita che fin dall'elementare portano a obesità e altre disfunzioni che evidentemente in Italia, con la possibilità di una dieta mediterranea importante, non vanno bene. Quindi l'invito è non più a fare progetti a macchia di leopardo, che ogni tanto ci sono quasi a spot, un po' l'ASL, un po' i comuni, un po' la regione, associazioni varie, ma a fare una cosa più organica sull'educazione alimentare nelle scuole. Penso al cosiddetto chilometro zero, di cui spesso ci si riempie la bocca. Insomma, noi abbiamo, ogni località in Italia ha dei prodotti a chilometro zero, comunque di filiera corta, a Massa ne abbiamo tantissimi, che possono essere tranquillamente proposti nelle mense scolastiche, fin dalle mense, ma fin anche dalla ricreazione, dalle piccole pause, dalle merende. Bisogna ricominciare un'educazione alimentare con uno stile di vita migliore. Perché aggiungo, a proposito di giustizia sociale, o comunque di venire incontro ai bisogni delle famiglie, il tema dei tutor. Ci sono migliaia e migliaia di tutor che stanno arrivando nelle scuole italiane con la quindi apertura pomeridiana delle scuole. Intanto l'apertura pomeridiana delle scuole cosa porta? Porta al fatto che ci siano degli spazi che quindi i ragazzi, gli alunni possano vivere anche durante il pomeriggio, quindi tolti magari dalla strada, tolti dai videogiochi, tolti dalla televisione, tolti da qualsiasi altra cosa che non sia scuola, ma anche educazione, stare insieme con i propri coetanei. I tutor verranno ovviamente assunti, pagati, e faranno spesso anche delle ripetizioni. Perché un aiuto anche ai genitori che lavorano, insomma. I genitori che lavorano devono essere aiutati, lo dicevo prima, delle mense, penso insomma al servizio pulmini, ora anche con diciamo l'impegno di alcuni nostri militanti finalmente arriverà il pulmino a scuola del Mirteto, che per insomma decenni c'è stato, non c'è stato, con poca regolarità. Quindi è ovvio che se la filiera docente, alunno, famiglia, personale ATA, struttura tutta della dirigenza scolastica ha un sistema in corso fin dall'inizio dell'anno scolastico, va meglio per tutti. Alcuni membri del Movimento 5 Stelle di Massa si sono recati davanti al Tribunale di Massa per esprimere la propria solidarietà ai membri di Ultima Generazione, che per aver manifestato il loro dissenso all'estrazione di marmo saranno soggetti a procedimento penale. Gli ambientalisti sono sentinelle, spesso le uniche, non hanno tornaconti personali nelle loro battaglie, ma per l'obiettivo si pongono alla difesa dei diritti e della salute dell'intera comunità, eppure non gli è accessa equalitaria possibilità di essere ascoltati e rispettati alla pari degli altri. Ha riferito il Movimento 5 Stelle: noi, i nostri figli e nipoti, potremmo essere veramente l'ultima generazione che ha la possibilità di vivere in questo pianeta. Concludendo, il Movimento 5 Stelle di Massa, dopo anni di battaglie, assolutamente non poteva mancare. Assistenza sanitaria a Carrara, procedono gli interventi previsti. Facciamo il punto della situazione dopo la cabina di regia che si è riunita oggi. Un ulteriore confronto tra Regione, ASL, Comune di Carrara e organizzazioni sindacali per monitorare gli impegni assunti lo scorso 31 agosto in occasione della visita al monoblocco in altre sedi territoriali dell'assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione, Simone Vezzini. Si è riunita oggi e continuerà a farlo a cadenza quindicinale la cabina di regia istituita dagli enti interessati e dai sindacati confederati CGIL, CISL e UIL, che ha fatto il punto sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione ASD e sull'impegno delle risorse disponibili. Per il rafforzamento della struttura tecnica, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest starebbero entrando in ASL due nuovi ingegneri, di cui uno verrà collocato fin da subito a Carrara con l'obiettivo di costituire un pool dedicato alle importanti attività riguardanti il monoblocco, le strutture territoriali e i lavori PNRR. Intanto proseguirebbe regolarmente il percorso per arrivare all'installazione delle strutture entro il mese di dicembre 2023 al monoblocco.
Anche per i lavori alla Palazzina H si stanno rispettando i tempi programmati. Nella prossima settimana partiranno gli interventi di sistemazione interna, che saranno seguiti da quelli di adeguamento antincendio. La situazione nella palazzina è stata definita dal punto di vista logistico e sanitario, con spazi adeguati a disposizione dell'attività ambulatoriale oculistica, che continuerà a rappresentare un'eccellenza per la città di Carrara. Nel monoblocco sono pronti a partire alcuni piccoli lavori che consentiranno di rendere la sede in grado di ospitare i servizi della dermatologia. È stato poi confermato il trasferimento al monoblocco entro la fine del 2023 della risonanza magnetica attualmente presente nel vecchio ospedale di Massa. La scuola infermieri verrà invece trasferita, come previsto, nella struttura di Carrara Venza, per la quale sono a buon punto le pratiche per il comodato d'uso da parte del comune di Carrara. È nuovamente poi attivo il cantiere nella struttura di Fossone. L'obiettivo è quello di aprire entro il mese di dicembre i 20 letti di cure intermedie. Vari soggetti del tavolo di confronto permanente hanno infatti chiesto di velocizzare il più possibile i tempi degli interventi, con particolare riferimento proprio alla sede di Fossone. Un invito che è stato recepito dall'ASL, che ha garantito il massimo impegno per anticipare il più possibile i tempi. L'obiettivo della cabina di regia, che tornerà a riunirsi il prossimo 28 settembre, è infatti quello di lavorare in piena sinergia per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l'assistenza sanitaria nel territorio di Carrara. Trasporto pubblico, siglato l'accordo tra Autolinee Toscane, Regione e Università per nuove agevolazioni tariffarie per gli studenti dell'Università di Firenze. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo molti mesi di confronti e tensioni è stata finalmente siglata l'intesa fra l'Università, il Comune di Firenze e la Regione Autolinee Toscane sulle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale destinate agli studenti dell'Ateneo Fiorentino. L'accordo prevede due fasce di prezzo in base al reddito. Per gli studenti con ISEE inferiore ai 36.151 euro, l'abbonamento alle linee dell'area metropolitana costerà in tutto 50 euro, per i restanti 65 euro. Regione e Comune contribuiranno alle spese con 600.000 euro in più rispetto allo stanziamento degli anni scorsi, mentre l'università e l'azienda per il diritto allo studio con 500.000 euro. Alla fine poi abbiamo trovato una soluzione che a mio modo di vedere coniuga sia appunto quella famosa sostenibilità di cui si diceva, ma anche la possibilità di dare la scelta ai ragazzi di fare l'abbonamento del trasporto pubblico locale. C'è il trasporto pubblico in Toscana perché la Regione ci mette 660 milioni. Laddove ci sono situazioni che non lasciano soddisfatti e quindi dobbiamo stimolare un trasporto pubblico che possa essere usato dalla più larga fascia di cittadini, e gli studenti sono persone che se si abituano diventa una lezione per la vita, ecco che in questo caso Regione, Università e Comune di Firenze mettono il loro contributo. È stato un percorso non facile, anche perché era necessario mettere delle risorse in più, questi 500, forse 600 mila euro in più del Comune, che si aggiungono alla stessa cifra da parte della Regione, sono stati decisivi per trovare l'accordo con Autolinee Toscane e con il Rettorato. Per ottenere l'agevolazione, gli studenti dovranno registrarsi sul sito di Autolinee Toscane e potranno pagare, sempre attraverso il sito, dal 1 al 30 novembre prossimi. Stanziati 10.000 euro dalla provincia per la riorganizzazione delle corse legate al trasporto degli studenti in Lunigiana. Le modifiche riguardano l'implementazione del servizio per i quattro plessi dell'Istituto Pacinotti Belmesseri. Ammontano a 10.000 euro i fondi che la provincia di Massa Carrara mette a disposizione per l'anno scolastico 2023-2024 per la riorganizzazione delle corse del trasporto pubblico locale, che riguarda gli studenti dei quattro plessi dell'Istituto Belmesseri Pacinotti di Bagnone, Fivizzano Pontremoli e Villa Franca e Lunigiana. Nei mesi scorsi la dirigente scolastica dell'istituto, Lucia Baracchini, aveva infatti richiesto la rimodulazione a seguito della decisione di effettuare l'orario scolastico su 5 giorni anziché 6, come finora, quindi con due rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì a partire dall'anno scolastico 2023-2024.
Come spiegato dal presidente della provincia Gianni Lorenzetti, sono stati comunicati alla dirigente scolastica che verranno garantiti i servizi aggiuntivi richiesti attraverso un apposito finanziamento disponibile a seguito di una variazione di bilancio. La decisione dell'istituto di modificare l'orario scolastico ha avuto evidenti ricadute sul servizio di trasporto rispetto alle tratte coinvolte per poter garantire il rientro degli studenti alle proprie abitazioni al termine delle attività scolastiche con la necessità di attivare servizi aggiuntivi. La richiesta è stata valutata dal servizio trasporti della provincia insieme al concessionario dei servizi TPL di Autolinee Toscane, ha fatto sapere Lorenzetti. A entrambi va il mio ringraziamento per l'impegno profuso e per la disponibilità anche attraverso incontri con rappresentanti di istituto. Sono state quindi rimodulate anche alcune corse e sono state inserite corse aggiuntive lunedì e giovedì in occasione dei rientri pomeridiani. È prevista poi l'attivazione di corse aggiuntive da Fibizzano per Tresana, Podenzana e Casola, dove risultano diversi studenti con queste provenienze. Campagna di prevenzione per l'epatite C. Sono in arrivo gli SMS per prenotare il test per tutti i toscani tra i 34 e i 54 anni. Vediamo insieme i dettagli. Un SMS per partecipare allo screening per l'epatite C. Partiranno lunedì 18 settembre e si spalmeranno nell'arco di un paio di mesi, indirizzati ai 982.000 toscani tra i 34 e i 54 anni che possono aderire alla campagna promossa dalla Regione Toscana e finanziata dal Ministero della Salute. Chi non dovesse riceverlo, ma rientra nella fascia d'età individuata dal Ministero, può comunque recarsi autonomamente in una delle sedi dove viene effettuato l'esame. Nelle prime due settimane, fino al 14 settembre, 1.656 persone hanno effettuato il test e tra queste 16 sono risultate positive, un dato ampiamente in linea con le statistiche di diffusione della malattia nella popolazione toscana ed italiana. Dopo l'emergenza pandemica stiamo concentrando le prime energie sul fronte della prevenzione, che è importante per la salute dei singoli, ma anche per tenere sotto controllo i costi collettivi a carico del sistema sanitario, ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Come spiegato poi dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, la campagna è partita all'inizio di settembre e i numeri delle prime settimane sono incoraggianti e confermerebbero una diffusa cultura della prevenzione. Dall'epatite C infatti oggi è possibile guarire, ma il test è fondamentale per la diagnosi perché spesso la malattia decorre senza sintomi fino a diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Il test si può fare in una delle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito alla campagna oppure nelle sedi delle ASL, nei giorni e negli orari indicati sul sito della Regione all'indirizzo regione.toscana.it. Un check-up gratuito di 45 minuti con una psicologa per valutare lo stato di salute delle principali funzioni cognitive, come la memoria, l'attenzione e la concentrazione, raccogliendo suggerimenti personalizzati su come averne cura e potenziarle. Da lunedì 18 settembre a sabato 23, i locali di Performat Salute Versilia, via Garibaldi 99, ospiteranno l'iniziativa in promozione sociale, che la stessa associazione, insieme a In Performat e con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, ha organizzato in adesione alla 17ª settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale, indetta da Asso Menzana su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo, come rimarca la dottoressa Giada Boschetto, si occuperà dei check-up nei 6 mesi dell'iniziativa e stimolare in ogni singola persona la consapevolezza dell'importanza di prendersi cura di sé stessi e della propria salute e abilità, anche mentali, attraverso esercizi, corretta alimentazione e movimento. I check-up sono rivolti a cittadini di qualsiasi età. Per informazioni e prenotazioni contattare lo numero 366 3597 492. E adesso la nostra consueta rubrica con la Conf Consumatori. Vediamo insieme qual è il tema di questa sera. Buonasera, oggi parliamo di energia elettrica e di gas e delle differenze che ci sono tra il mercato tutelato e il mercato libero. Come sapete, in Italia è stata prevista appunto la riforma del mercato, per cui dal gennaio 2024 cesserà l'esistenza del mercato tutelato nel settore dell'energia e si passerà tutti al mercato libero. In realtà questa riforma è una riforma che si attende da anni e ogni anno ne viene prorogata l'entrata in vigore. Quindi
Ad oggi possiamo dire che la data ufficiale della cessazione del mercato tutelato è gennaio 2024, salvo ulteriore proroghe da parte del governo, di cui ovviamente vi terremo informati. Ma alla situazione attuale la regola è che da gennaio 2024 tutte le utenze che attualmente sono sul mercato tutelato dovranno optare e scegliere la società per il mercato libero. Difatti, a coloro che attualmente sono nel mercato tutelato, che ricordiamo essere il mercato gestito direttamente da ARERA, la quale fissa trimestralmente i prezzi della materia prima, sia dell'energia elettrica che del gas, stanno arrivando delle comunicazioni via mail o via sms dicendo appunto la tua fornitura che è nel mercato tutelato cesserà a gennaio 2024 e quindi devi optare per la scelta della società con cui stipulare un contratto per il mercato libero. Allora, innanzitutto diciamo che ad oggi non c'è nessuna fretta, essendo appunto a settembre, di passare subito al mercato libero. Avete appunto qualche mese di tempo per poter effettuare questa scelta in tutta serenità. Soprattutto non aderite a nessuna offerta telefonica che vi viene fatta dalle società via telefono, perché molto spesso vengono riferite condizioni che poi in realtà, quando arrivano le prime fatture, non corrispondono mai a quelle che sono state riferite telefonicamente. Quindi non date mai la vostra adesione né alla registrazione telefonica, che come sapete equivale alla conclusione del contratto, né firmate dei moduli con il nuovo metodo appunto di firma con la quale appunto vi viene mandato un link nel telefono e potete accedere direttamente al documento e fare la firma sul telefono, che in realtà è la cosa peggiore che esiste in assoluto, perché in realtà la documentazione voi non la vedete mai assolutamente, firmate e non sapete in realtà cosa avete firmato. Quindi per fare una scelta appunto calibrata e serena del passaggio al mercato libero, nel caso appunto in cui effettivamente il mercato tutelato cesserà di esistere a gennaio 2024, sappiate che esiste il portale delle offerte che trovate appunto sul sito di ARERA, nella quale, mettendo il vostro consumo annuo, vi compaiono appunto tutte le varie offerte delle varie società, perché ovviamente è una scelta personale. Ad esempio un esempio concreto che possiamo fare è la differenza tra la scelta di una tariffa monoraria o bioraria. Ad esempio monoraria significa che pagate lo stesso prezzo per tutto il giorno, per cui converrà a coloro che abitano molto la casa anche di giorno, mentre ad esempio la tariffa bioraria è quella che prevede una tariffa diversa fino a per il giorno e una tariffa diversa per la sera, per cui se ad esempio lavorate tutto il giorno e siete a casa soprattutto la sera e utilizzate l'energia appunto soprattutto la sera, vi converrà a fare la scelta appunto della tariffa bioraria. Quindi sia la compagnia che il tipo di contratto sono scelte appunto individuali. Ci sono delle compagnie che offrono anche dei servizi aggiuntivi, quindi dovete appunto fare una scelta consapevole e valutare quello che effettivamente vi conviene. Per qualsiasi cosa potete appunto avere assistenza presso i nostri sportelli. Qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ma... da revisionare! Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. Nel
comune di Massa Gaia sta sostituendo i vecchi misuratori dell'acqua con i nuovi smart meter, contatori intelligenti in grado di prevenire le perdite e monitorare più efficacemente la rete. La sostituzione non ha nessun costo per l'utente. Il contatore esterno all'abitazione sarà cambiato senza alcun disturbo. Solo una volta completata l'installazione, l'utente verrà informato dell'avvenuta sostituzione. Per maggiori informazioni, visita il sito www.gaia-spa.it. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden, dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. L'amministrazione comunale di Carrara ha deciso di concedere il patrocinio alle iniziative di sensibilizzazione in occasione della 16ª edizione della giornata nazionale SLA, organizzata da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nella notte tra il sabato 16 e domenica 17 settembre, la scultura Armonia di Luci ed Ombre di Nardo Dunchi, al centro della rotatoria Torigliano tra via 20 settembre e la statale Aurelia, sarà illuminata di verde, in simboleggia la speranza di un futuro senza SLA. Due importanti appuntamenti sabato e domenica a Lunigiana. Grande festa a Bagnone con il correttore nazionale delle Misericordie d'Italia, Monsignor Franco Agostinelli. Vediamo insieme il programma. Domani, sabato e domenica, le Misericordie della Lunigiana, in particolare Bagnone, saranno coinvolte in due eventi significativi. Il correttore nazionale delle Misericordie d'Italia, Monsignor Franco Agostinelli, visiterà la zona per sostenere le piccole misericordie locali, spesso trascurate a causa delle loro dimensioni o posizione geografica. Sabato, Monsignor Agostinelli avrà incontri a Fivizzano, Villafranca Lunigiana e Mulazzo, per poi concludere a Pontremoli visitando il Museo Locale della Misericordia, celebrando la messa nella chiesa dedicata a San Luca, protettore dell'associazione. Durante le visite, Monsignor Agostinelli enfatizzerà l'importanza del messaggio cristiano alla base delle misericordie, promuovendo l'assistenza ai bisognosi e la collaborazione con le istituzioni per migliorare le condizioni di vita delle comunità. Domenica, Monsignor Agostinelli sarà invece presente a Bagnone per celebrare il 147° anniversario della fondazione della Confraternita di Misericordia Locale. Parteciperà alla messa nella chiesa di San Nicolò e presenterà una relazione sugli obiettivi futuri delle associazioni del terzo settore, invitando la popolazione, i volontari, i rappresentanti delle istituzioni e altre associazioni del territorio. Questi eventi rappresenteranno un'opportunità cruciale per rafforzare la solidarietà e la collaborazione tra le misericordie e le istituzioni locali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità. Salutami tuo fratello. Ieri a Museo Ugo Guidi II di Massa si sono esibiti Marco Ligabue e Andrea Barbi per uno show Case Solidale.
questa sera uno spettacolo unico nel suo genere qui al Museo Ugo Guidi di Massa. Davvero sono felicissima, uno spettacolo che si preannuncia fantastico. I due protagonisti sono simpaticissimi, bravissimi e quindi davvero una serata molto molto rock. Quindi speriamo che la cittadinanza capisca l'importanza di questo evento e ci raggiunga qua al Museo Mogo 2. Sì. Un saluto ai nostri telespettatori. Allora, a me verrebbe da fare un saluto in massa, sì. O di massa, sì. Dipende così, però da Andrea Barbi e Marco Ligabue un saluto a tutti e ti devo dire gli amici cosa. Di Antenna 3, esatto. Che sono sul canale 99, tra l'altro. Quindi 3,99 e ho capito cosa ti devo chiedere. Cosa mi devi chiedere? Salutami tuo fratello. E io sono bravissimo a riportare i saluti a Luciano. Campione del mondo, eh? Quello di stasera è uno spettacolo, uno showcase è stato definito. Intanto cosa vuol dire showcase? Cosa farete questa sera? Allora, chi va? Io o te? Vabbè, sullo showcase do la nozione io, okay. Cioè è uno show contenitore, ci sono un sacco di cose. Quindi tu è come se a un certo punto ti metti di fronte a un baule, ci sono due persone che te lo aprono e a un certo punto ci trovi molte cose, le cose più belle dello spettacolo, la musica, i racconti, e in qualche modo insomma noi cerchiamo di portare anche quello che è il verbo della nostra regione, che è l'Emilia Romagna, che poi in fin dei conti è paragonabile, accomunabile un po' alle vite di tutte le regioni italiane. Quindi insomma diciamo che se io ti dovevo dare la definizione di showcase, questo è, e poi chiaramente lo spettacolo è da vedere, perché molto spesso il signor Ligabue non sa esattamente come andrà avanti lo spettacolo e quindi io in qualche modo dovrò governarlo. Quindi un po' improvviserai? Un po' improvvisiamo lo spettacolo, sì, perché l'abbiamo fatto tante volte e io, tutto parte da un libro che sono 33 racconti, quindi parlare di 33 racconti che ognuno parla di una storia diversa è difficilissimo, cioè raccogliere uno spettacolo in un'ora e mezza. Allora cosa facciamo? Ogni sera lo cambiamo, lo diversifichiamo in base ai racconti. Io ho la chitarra con me, quindi ho un repertorio di canzoni, da visto che sono nato ancora coi Falò, quel canzoniere della musica italiana, e quindi con tante canzoni sotto controllo. Ho una famiglia dove la bottega di musica offre insomma degli scaffali importanti di canzoni, e mescoliamo la musica a questi racconti e Andrea ci mette la sua verve con la sua lingua, che esatto. Non so se hai già capito, no, ma verità, è molto lunga. Sì, no, però ma devo no, dire una cosa, io stasera suono, io lo dico. Suoni stasera. Io a massa suono. No, faccio una cosa, io esco da Ugo Guidi 2, sì. Suono i campanelli, poi scappo. Ah, ok. Ragazzi, quindi perché? Questo è uno spettacolo inedito. Sì, cioè diciamo che tutte le sere è una nuova edizione di Un salutami tuo fratello, perché in fin dei conti siamo tutti i nostri fratelli. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo salutami tuo fratello? Tutto e niente. Ma guarda, no, è uno spettacolo di... cerchiamo di rimbalzare tra vari tipi di emotività, da quello leggera e gioiosa che rappresentano i emiliani come primo approccio, anche quella un po' più profonda, perché noi emiliani siamo anche gente che sa raccogliersi, fare molto sociale, stare molto insieme, cooperare tra di noi, ed è una cosa che raccontiamo durante lo spettacolo. Quindi sarà delle montagne russe tra emozioni diciamo leggere a quelle un po' più profonde. Perfetto. Un'occasione a misura di famiglia per scoprire Val di Castello Carducci dalle pievi ai monumenti e fino alla casa natale del poeta, passando per l'archivio storico della parrocchia dei Santi Giuseppe e Maria Maddalena, recentemente recuperato dalla comunità e dove è custodito l'atto di battesimo dell'autore di Davanti San Guido. È la Marcia della Poesia, una camminata fra le bellezze della frazione collinare organizzata con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e promossa dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca. Il ritrovo è fissato per domenica 17 settembre alle 8 davanti alla Pieve dei Santi Giovanni e Felicita. L'arrivo è previsto a Casa Carducci intorno alle 10. Rientro dei marciatori in autonomia verso le 12. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Obbligatoria la prenotazione al numero 0584 795500 o all'indirizzo istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu. Si terrà domenica 17 settembre a Montignoso la Scartozzera, l'iniziativa organizzata dal Circolo Legambiente di Massa Montignoso. Si tiene presso l'azienda agricola Spinetti di Francesco del Giudice in via Piero, vicino all'ex scuola elementare, in collaborazione con il quartiere di Renella. La Scartozzera, tradizione montignosina di lavoro contadino collettivo, è l'antica festa rurale in cui viene scartozzato il mais di diverse varietà. L'inizio dell'evento alle 17 per chi vuole partecipare alla raccolta
raccolta del mais, alle 18.30 per la scartozzera, la rimozione delle foglie della pannocchia del mais. Il Comitato della Biodiversità ha in programma una gita per la mostra Acquari del Centro Sub Alto Tirreno di Massa per il quarantennale della fondazione del centro. Ce ne ha parlato Bruno Giampaoli. Nel quarantennale della fondazione del Centro Sub Alto Tirreno, il Comitato per la Biodiversità della zona di Ronchi e Poveromo ha organizzato una visita guidata al Centro Sub, appunto, per visionare gli interni, le teche e, diciamo così, la mostra acquatica. È un museo importante soprattutto per le scuole, per i giovani, per gli appassionati del mare. Vedremo appunto anche la struttura, è una palazzina dei primi del Novecento che è interessata forse ai lavori dell'Ugo Pisa. I membri del club del Tirreno sono un po' preoccupati. Noi facciamo questa visita anche per vedere Ugo Pisa dall'esterno e vedere questa palazzina in cui c'è anche il club della vela. Naturalmente l'abbattimento della palazzina porterebbe dei grandi problemi al circolo e noi, insomma, come associazioni ambientaliste poi invitiamo le persone a verificare, a fare questa visita guidata. Si tratta di domenica mattina alle ore 10 davanti appunto al Centro Sub Alto Tirreno. A partire da mercoledì prossimo, 20 settembre, nell'ambito territoriale dell'Alta Lunigiana inizierà il suo incarico provvisorio di medico di medicina generale il dottor Michele Giannarelli, che aprirà il proprio ambulatorio presso Palazzo Baracchini in via Nazionale a Villafranca. L'azienda ASL Toscana Nord Ovest ricorda che tale incarico provvisorio è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l'arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato e ricorda anche quali sono le modalità con cui è possibile cambiare il proprio medico di famiglia online, utilizzando il portale Open Toscana, l'app Toscana Salute, i totem.si, facendo una richiesta per mail o utilizzando il modulo online. Domenica 17 settembre, dalle 10 alle 19, il centro città di Carrara si trasformerà in una grande arena dove saranno ospitate tantissime attività sportive all'aria aperta. Carrara sarà una delle 140 città italiane ad aderire allo Sport City Day, una giornata dedicata ad affermare l'importanza dello sport, dell'ambiente per la salute e il benessere dei cittadini, organizzata dal Comune assieme, tra gli altri, a CONI, Sport e Salute e Fondazione Sport City. Sono tantissimi gli sport che sarà possibile praticare grazie al coinvolgimento di tantissime società cittadine nei vari punti che saranno allestiti tra Piazza Gramsci, Piazza Alberica, Via del Plebiscito e Piazza del Duomo. A Marina invece si terrà la gara ciclistica Trofeo General Abrasivi Coppa Talenti, organizzati dal team Stradella, mentre a Campo Cecina proseguiranno le prove dei campionati italiani Sprint e Coppa Orientamento a cura della Folgore Oriente Ring. Per consentirne il regolamento, lo svolgimento della manifestazione domenica dalle 7 alle 19 sarà istituito un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nelle zone interessate della manifestazione. La circolazione veicolare viene sospesa lungo la strada provinciale 35 di Caprio, nel comune di Filattiera, dal 18 al 19 settembre 2023. Contemporaneamente viene istituito un divieto di sosta con rimozione forzata 15 metri prima e dopo l'area del cantiere. Lo prevede un'ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per consentire l'esecuzione dei lavori per l'allaccio gas e che resta comunque in vigore fino al termine dell'intervento. La circolazione veicolare viene sospesa anche lungo la strada provinciale 72 di Fosdinovo dal 18 al 19 settembre 2023 nella fascia oraria 8.30-12 e 13.30-17. Lo prevede un'ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per consentire l'esecuzione dei lavori di taglio piante pericolose. Adesso vediamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Previsioni per sabato 16 settembre. Tempo nuvoloso con piogge, temperature massime in calo, venti moderati e mare poco mosso. Domenica 17. Nuvolosità variabile, temperature in aumento, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Per aggiornamenti meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Per questa sera non ci sono altri aggiornamenti, grazie di essere stati con noi e buona serata.